Lo scorso anno fu creato inizialmente un dualismo importante, e lo sappiamo benissimo. Antonioli è un grandissimo portiere. Ma con chi? Antonioli è stato messo in discussione immediatamente. Ma con chi? Con una persona che il secondo non poteva farlo, che il primo non lo poteva fare lo scorso anno. C'era Colombo e Spittoni. Spittoni è il portiere del Bellaria. Oh. Sì, ho capito, Colombo, però in ogni caso tutti gli anni Antonioli si è sempre messo che non si discute Antonioli, che è stato uno dei motivi di discussione dello scorso anno, portare Antonioli o Frezzolini a Cesena dello scorso anno. I giornalisti lo sanno, e sono impuntato, ma lo dico io, perché bisogna dire le cose. Però bisogna dire le cose come stanno. Se so, io non lo so. Però il problema, no, siccome le sai, mister, e siccome sei una persona che parlo del portiere Antonioli, non si discute per me. Anche secondo me non si discute. È proprio le volte che è stato messo in difficoltà, come nel dualismo dello scorso anno, che al primo errore è stato criticato. Stessa cosa a Roma. Antonioli purtroppo è forse l'unica cosa negativa. Ecco perché io quest'anno non avrei creato quello che è stato creato inizialmente, che può essere. Sicuramente sarà la forza di Antonioli, perché vi garantisco, io stimo Antonioli, e secondo me Antonioli potrebbe giocare altri due anni per come è ad altissimi livelli. E ripeto ancora una volta, lo scorso anno, quando è stato scelto quel portiere e non invece altro portiere, è perché si sapeva di quello che era il valore sia dentro in campo che fuori di un portiere di questo genere qua.